La forza del giornalismo d'inchiesta nella sua capacità di rompere gli schemi e porsi nel mezzo dei meccanismi tra potere criminale e quello economico e politico. Uno dei più fulgidi esempi nel panorama del giornalismo italiano è sicuramente quello di Lirio Abbate, vice direttore dell'Espresso, intervenuto a San Valentino per parlare del suo ultimo libro, La Lista, il ricatto alla Repubblica, di Massimo Carminati. Allora, La Lista è un libro che parla di un ricatto alla Repubblica, fatto da Massimo Carminati, e parte dalla storia, diciamo, di un furto al caveau di una banca che c'è stato tanti anni fa. E le vittime di questo furto sono personaggi importanti del mondo della magistratura, diciamo, della politica, e dentro le loro cassette di sicurezza ci potevano essere dei documenti che Carminati ha prelevato. E la coincidenza vuole che dopo questo furto Carminati ha avuto una serie di assoluzioni, ma sono soltanto coincidenze. Il libro racconta quello che è stato in tutti questi anni, la storia di Carminati e il potere che poi lo ha portato a Mafia Capitale. Con lui Francesco Lalicata, editorialista della Stampa, l'ex procuratore capo di Pescara Nicola Trifoggi e l'avvocato Vincenzo Di Girolamo. Bene, io dico che bisogna essere grati all'amministrazione comunale di San Valentino per aver organizzato questo ciclo di incontri su un tema importante come quello della legalità, perché come mai come in questo momento in Italia c'è bisogno di dibattere e di parlare di temi che sono all'ordine del giorno, almeno a giudicare da tutto quello che accade in questo momento nel Paese. Il libro di Lirio Abbate si presta perfettamente al dibattito perché affronta due argomenti scottanti che sono il tema dell'infiltrazione delle pubbliche amministrazioni da parte di organizzazioni criminali, in questo caso organizzazioni criminali neofascista di Carminati, e l'altro tema importante è la difficoltà di introdurre in un territorio come quello che non è siciliano il reato di associazione mafiosa. Su questo tema c'è stato un ampio dibattito e però le sentenze a quanto pare hanno dato fino a questo momento ragione alla Procura di Roma, che ha applicato il 416 bis anche lontano dalla Sicilia.